tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Terremoto Ischia, c'è anche una vittima marchigiana, si tratta di una donna che si trovava nell'isola in vacanza. Incidente in autostrada sulla 14, morte tre donne, una delle vittime di Porto Sant'Elpidio. Presentata in municipio a Fano l'edizione rinnovata della Fiera di San Bartolomeo, sarà di 2 giorni. Un centinaio di giovani in pellegrinaggio a piedi fino a domenica nei paesi della diocesi. A Frontone, visita sorpresa e accoglienza da star per Francesco Totti e Ilary Brasi. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, dunque partiamo dalla cronaca da Fano, un incidente autonomo che c'è stato questa mattina lungo l'entrata della superstrada 73 bis in direzione nord a Fano. Un'auto guidata da una ragazza di 26 anni di Fossombrone è finita contro il guardrail per poi uscire di strada finendo in un fosso adiacente. Quando sono intervenuti i vigili del fuoco, la ragazza non aveva segni di ferite o lesioni gravi. Sul posto, per rilievi di legge, è intervenuta una pattuglia della polizia locale oltre ai vigili del fuoco e al 118 che ha portato la ragazza all'ospedale Santa Croce a Fano. Incidente invece molto ben più grave è accaduto la notte scorsa, dove sono morte 3 persone, 5 sono rimaste ferite. Un incidente avvenuto sull'autostrada 14 in direzione nord nel territorio di Città Sant'Angelo. Secondo una prima ricostruzione, una delle auto coinvolte, dopo aver urtato un mezzo pesante fermo in una piazzola di sosta, sarebbe finita in mezzo alla carreggiata dove sopraggiungevano altri veicoli. Sul posto hanno operato per ore gli agenti della stradale del COA di Pescara Nord, coordinati dall'ispettore capo Pulcini, i sanitari del 118 e di Montesilvano. L'autostrada è stata chiusa tra Pescara Ovest e Pescara Nord per permettere ai soccorritori di lavorare per la pulizia della carreggiata. Le vittime, che viaggiavano su 3 auto diverse, sono Raffaella Cotechini, 35enne, di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, Annunziata Caforni, 59 anni, di Valle Castellana, provincia di Teramo, e Concetta Irmici, 75 anni, di San Severo, in provincia di Foggia. E c'è anche una vittima marchigiana nel terremoto di Ischia, si chiamava Marilena Romanini, 65 anni, nata a Brescia ma residente a Monte San Giusto in provincia di Macerata. La donna è rimasta sepolta nella casa crollata in località Maio, sempre a Casalmicciola. La Romanini era sull'isola in vacanza. Chiudiamo per un attimo la pagina di cronaca per parlare invece di una conferenza stampa che questa mattina c'è stata in comune e nella quale è stata presentata l'edizione 2017 della Fiera di San Bartolomeo. È una delle fiere fanesi più antiche, quella di San Bartolomeo, che torna anche quest'anno nelle giornate del 25 e 26 agosto in zona mare a Fano. La vendita delle mercanzie e l'apertura delle tradizionali bancarelle sono previste già dal mattino di venerdì 25 agosto. Bancarelle che sono posizionate nelle vie di Cristoforo Colombo, Viale Adriatico, Dante Alighieri, nel tratto terminale di Via Bramante e Viale Battisti, riservato ai produttori di aglio, cipolle ed altri prodotti agricoli, ed infine nel piazzale Gerboni, utilizzato per iniziative gastronomiche, animazioni ed esposizioni. Un evento che però non vede solo il tradizionale momento per fare acquisti, ma anche alcune novità.
La novità è che, come sapete, è stata ridotta di una giornata anche per venire incontro a degli operatori economici che ci avevano chiesto questa riduzione. Comunque, non da meno, ci abbiamo cercato di compensare questa una giornata in meno anche con tante iniziative collaterali che si svolgeranno nel periodo dal 23 al 26 agosto, quindi anche per salutare i turisti, visto che cominciamo a essere alla fine della stagione, e cercare di rivitalizzare la Sassonia in questo periodo che di fine ferie. Quest'anno abbiamo anche un incremento, abbiamo voluto dare una comunicazione maggiore, un risalto maggiore a questa fiera, e abbiamo anche aumentato il numero degli espositori, che da 2,30 che erano l'anno scorso siamo passati a 2,70. Il programma completo è possibile consultarlo sulla pagina Facebook Fiera San Bartolomeo Fano. I carabinieri di Pesaro hanno rintracciato e arrestato l'uomo che l'11 agosto scorso aveva picchiato e rapinato di 2.000 euro la donna con cui aveva una relazione. Si tratta di un 27enne albanese residente a Massa Lombarda in provincia di Ravenna, che è stato rinchiuso in carcere con l'accusa di lesioni aggravate, lesioni e violenza privata. La vittima è una connazionale di 35 anni che dopo l'aggressione era stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari. Ed ora l'ordinanza di custodia del 27enne è stata firmata dal GIP pesarese sulla base delle prove raccolte dagli investigatori. E adesso parliamo di uova contaminate. Stoppa la vendita di prodotti in un allevamento delle Marche. Si tratta di uova di un allevamento di Ostravetere in provincia di Ancona, risultato positivo al fipronil, dove sono in corso ulteriori campionamenti da parte dei servizi veterinari dell'ASUR. Lo rende noto la Regione Marche all'indomani della notizia di uno dei due campioni trovati positivi ai controlli in un centro di imballaggio di uova nelle Marche. Sono un centinaio i ragazzi che in questi giorni e fino a domenica a piedi stanno percorrendo un pellegrinaggio lungo le città e i paesi della diocesi. Cento giovani, 7 giorni e 120 chilometri. Sono questi i numeri del pellegrinaggio diocesano per i giovani camminatori, partiti il 20 e che li vedrà coinvolti fino al 26 agosto, lungo il territorio della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola. L'iniziativa è organizzata dalla pastorale giovanile di Fano. Il pellegrinaggio diocesano dei giovani nasce dall'intuizione della pastorale giovanile anche come cammino che continua dopo la giornata mondiale della gioventù, per continuare un cammino però stavolta fatto in casa. E il sinodo dei vescovi sul tema dei giovani, la fede, il discernimento vocazionale che ci sta davanti ci ha interpellato molto, e questo pellegrinaggio è vero che ha fatto mettere le gambe ai giovani, perché stanno incontrando le comunità di tutta la diocesi da Fano a Cagli, ma la cosa bella è che sta svegliando le comunità degli adulti, le comunità cristiane che accolgono i giovani, che ascoltano i giovani, che li vedono in cammino. Quindi simbolicamente questo pellegrinaggio vale per i giovani e per tutta la Chiesa, perché fa rendere conto alla Chiesa che i giovani ci sono e sono in cammino, si devono prendere a cuore il cammino dei giovani. Però i giovani ci devono mettere le gambe, e per strada ci devono andare davvero, e dietro al Signore ci devono andare sul serio, insomma, ecco. La sera, dopo la giornata di cammino, i giovani saranno ospitati dalle famiglie delle varie parrocchie d'arrivo, che li accoglieranno nelle proprie abitazioni, condividendo con loro l'esperienza del cammino. Ecco, come sta andando e dove siete oggi? Allora, oggi siamo alla terza tappa, siamo partiti da Saltara, in questo momento siamo a Montefelcino e scendiamo a Fossombrone, dove incontriamo la seconda cattedrale delle quattro che fanno da perno del nostro pellegrinaggio da Fano, poi passando anche per Pergola e Cagli. E stiamo incontrando in maniera meravigliosa l'accoglienza delle comunità parrocchiali e delle famiglie per il pernottamento dei giovani in casa. Un'accoglienza veramente che va oltre le aspettative. Sono gli adulti che ringraziano i giovani per essere passati e noi non riusciamo a fare a pari per dir grazie per tutto quello che riceviamo.
E allora buon cammino a tutti. Da alcune settimane invece i carabinieri forestali della provincia di Ancona sono impegnati sul corretto uso delle acque pubbliche, motivata anche dalla prolungata siccità. In particolare i controlli hanno riguardato le captazioni di acque pubbliche per scopi idroelettrici e per irrigazione. Nel complesso, da questi controlli sono stati contestati 5 illeciti amministrativi. La normativa prevede sanzioni fino a 30.000 euro in caso di aziende e fino a 1.500 euro in caso di privati. Piccoli segnali di ripresa nel sistema produttivo marchigiano. Tra aprile e giugno il numero delle imprese marchigiane è tornato a crescere con un più 945 per effetto di 2.548 nuove attività a fronte delle 1.603 che hanno chiuso i battenti. Un'inversione di tendenza rispetto al primo trimestre dell'anno, quando le aziende marchigiane erano diminuite di 1.267 unità. Lo rendono noto i centri studi di CNA e Confartigianato Marche, che hanno elaborato i dati infocamere sulla natalità e la mortalità delle imprese. Questo fine settimana all'aeroporto di Fano c'è un appuntamento per chi ama il paracadutismo. Ci sono infatti i campionati italiani. All'aeroporto di Fano questo fine settimana i campionati italiani di paracadutismo. Ecco, che cosa potremo vedere? Anche quest'anno la scuola fanese di paracadutismo, la SD Alimarche, ospiterà i campionati italiani 2017, discipline di lavoro relativo e free fly, quindi le squadre che fanno le figure associate in aria e chi si muove a 360 gradi, testa in giù e testa in su, nei 40 secondi di tempo che hanno per realizzare il maggior numero di punti possibili. Sono 97 gli atleti che si sfideranno nei cieli, divisi in varie categorie. Novità di quest'anno sono due spazi dedicati ai giovani, rispettivamente appunto nel lavoro relativo e nel free fly, così da avvicinare alla competizione anche chi non ha possibilità di praticarle a livello continuativo, diciamo, o quasi professionale. E aspettiamo sfide e divertimento, come sempre, in sicurezza. E siamo contenti di essere diventati nel tempo un punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale. La scuola fanese ha già organizzato i campionati nel 2011, 2012, 2014, quindi in poco tempo siamo di nuovo al centro di questo sport che comunque fa parte della vita di una comunità di sportivi e praticanti a livello italiano. Invece quando e dove? A Fano dal 25 al 27 di agosto in aeroporto presso la scuola di paracadutismo. L'accesso è pubblico dall'alba al tramonto. Venerdì, sabato e domenica si può accedere liberamente e assistere ai lanci dai maxi schermo che sono stati predisposti sull'avi superficie. Quest'anno la vendemmia sarà tra le più scarse dal dopoguerra ad oggi, e questo a causa dell'anomalia delle condizioni climatiche, quanto afferma la Coldiretti in un comunicato sulla base dei dati Istat sul commercio estero. Asso Enologi, dal canto suo, prevede un calo dei raccolti record del 24% per una produzione che supererà a malapena i 41 milioni di ettolitri, tra le più scarse dal 1947. Lo Stabat Mater chiude questa sera il Rossini Opera Festival 2017, che registra complessivamente in questa edizione 15.850 presenze, il quarto per affluenza. È un incasso di 1.060.000 euro, il terzo più alto in 38 anni di attività. La percentuale di spettatori stranieri si è attestata al 70%, con ben 41 nazioni presenti. Grande stupore e un'accoglienza da star ieri sera per Francesco Totti e Ilari Blasi ad Affrontone, nel Pesarese. La coppia era a Castello, dove Ilari, alla casa dei suoi genitori, all'ora di cena si sono presentati in un ristorante del luogo dove hanno degustato le classiche specialità della casa, tagliatelle e carne alla brace. Totti e Ilari si sono concessi poi ai tanti curiosi che li hanno circondati, assediati e salutati con entusiasmo. Bene, tra poco c'è Box, i personaggi che hanno fatto la storia di Fano, poi una puntata di In cucina con lo chef e uno speciale
dedicato alla Notte dei Desideri. Al 338-4968-250 invece potete inviarci le vostre segnalazioni anche con WhatsApp. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia. A voi tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.